Quindi bisogna fare anche i conti col proprio bilancio familiare, non tutti riusciamo a destinare delle risorse in maniera puntuale e costante per i nostri ragazzi. Però nello stesso discorso vale per quelle che sono appunto quelle risorse finanziarie che provengono dagli eventi della vita. Abbiamo parlato di life cycle, proprio il ciclo di vita che ci caratterizza da quando nasciamo a quando diventiamo più adulti, quindi nelle varie tappe della nostra vita in cui riceviamo dei compensi che possono essere dati dai nonni, dai genitori, dai parenti per i vari eventi della nostra vita. Allora, in quel caso, anche lì, laddove ci sia la possibilità, è corretto anche andare ad allocare, queste risorse, andare a sistemare queste risorse in un'ottica di educazione finanziaria e di educazione al futuro, educazione alla previdenza. Chiaramente noi abbiamo sempre detto che aderire ad una previdenza complementare è sicuramente una prima regola di vita perché prima inizi e prima iniziano i vantaggi dal punto di vista di tutta quella che è la normativa specifica e soprattutto ci abitua i ragazzi più giovani, fin da anni più giovani, fin da bambini, fin da ragazzi, a dover pensare a quello che sarà il nostro futuro in un momento in cui non avremo più capacità produttiva o capacità lavorativa. Quindi